Le fotografie del Capodanno in Cina arrivano sull'iPad e in Italia è ancora giovedì pomeriggio, ma per il fuso orario dall'altra parte del mondo già si festeggia il nuovo anno, quello del cavallo. I fuochi d'artificio e i grandi spettacoli organizzati nell'estremo oriente per la festa più importante dell'anno sono molto lontani, perché a Bari, a differenza di grandi città come Roma e Milano, la comunità cinese non ha organizzato nulla. E allora a questa giovane cinese che gestisce un ingrosso alle porte di Modugno non resta che guardare le fotografie mandate dalla sua famiglia, il pranzo con pollo, riso, ciliegie, il sacchetto rosso in cui si mettono soldi da regalare ai parenti, gli auguri scambiati con la chat per chi è tanto lontano. Il Capodanno cinese non ha una data fissa, un po' come la nostra Pasqua, ci spiegano, e come le ricorrenze più importanti viene festeggiato unendo la famiglia. Per questo motivo chi può è tornato in Cina per rivedere i parenti. Ma la crisi si fa sentire anche nei magazzini in cui si vende tutto a poco prezzo e molti sono rimasti a Bari e dintorni perché il biglietto costa parecchio. Il loro Capodanno è al lavoro, dietro il bancone di un negozio. Forse andrò in Cina tra un mese, ci confida una ragazza. Tutti gli altri hanno guardato in TV le immagini della grande festa con la speranza che l'anno del cavallo sia quello che scaccia via la crisi.